Lo scontro della Canassa è un piccolo episodio della battaglia di Legnano, un piccolo episodio anche insignificante, però è meglio conoscerlo piuttosto che non conoscerlo. La storia comincia quando il Barbarossa, da Cairate, e lì ci passa la notte, si dirige verso Legnano per poter andare verso Bereguardo o alla Cascina Padregnano, o a Boffalora Ticino per soppassare il Ticino e andare verso Pavia, dove c'era parte dell'altro suo esercito. Parte di mattino molto presto da Cairate con 1500 uomini, ma tutti a cavallo e con alcuni muli o ronzini per poter portare materiali, soldi, armi, eccetera. Se si muovono in 1500, non meno di 3.000 sono gli animali che si muovono, nessuno a piedi, vuole andare molto veloce. E infatti alle 10 del mattino si trova già in Olgiate Olona. A questo punto ha un bivio, un pensiero, dice, o almeno avrebbe pensato, vado verso Milano direttamente, così gli do quattro marellate milanesi e chiudiamo l'argomento. Oppure mi dirigo, continuo a dirigermi verso Ticino per andare a Pavia e ci penserò dopo con tutto l'insieme dell'esercito. Probabilmente fa una cosa, ed è questo l'argomento di questa puntata. La cosa sarebbe questa: dice a un manipolo, ma un manipolo molto piccolo, diciamo di esploratori, giusto dire più che armati, provate a scendere verso Castellanza. State sulla sinistra dell'Olona, andate verso Milano e vedete un po' come sta la situazione. Siamo il 29 maggio del 1176. Beh, questi uomini si incamminano, arrivano probabilmente alla Canazza, trovano degli armati o insomma degli oppositori, e ce n'era anche tanti perché tutto l'esercito della Lega, quello milanese, si stava dirigendo verso San Martino, sempre in Legnano, per andare o fermarsi in quella zona bassa per poter aspettare il Barbarossa. Probabilmente si scontra con dei legnanesi. Legnanesi dell'esercito, sempre della Lega, ma legnanesi erano classici i frombolieri di Legnano. I frombolieri sono quelli che tirano i sassi. Era un'arma semplice, banale, ma poteva essere anche efficace. Molto era al tiro e poteva fare anche molto male, anche disarcionare i cavalieri dagli animali, specialmente. Questo era importante. Questi esploratori si scontrano con questi, ma non è stata una guerra, una battaglia o chissà che cosa. Magari si sono visti, si saranno forse insultati, però la strada era chiusa per gli esploratori e ritornano indietro. Nel tornare indietro, però, Barbarossa era già arrivato a Borsano circa, o a sud di Borsano, fra Borsano e Legnano. E la battaglia era già cominciata. Ecco, questo è lo scontro della Canazza. E non è un'invenzione, questo lo riferisce uno storico nell'occasione del settimo centenario della battaglia di Legnano. Quindi è da prendersi per buona, ci costa poco, ma è anche insignificante in sé, in tutta la battaglia. È una questione di esploratori, cosa banalissima, e succede sempre. Oggi ci sono i droni per fare questo lavoro. Il Barbarossa, nelle sue intenzioni, era quello di poter anche andare a Pavia,
Benissimo, ma non passa per Bustarsizio Alto, o almeno in centro. Tende a sfiorare Legnano, che era proprio il confine. Perché tende a sfiorare Legnano? Poteva stare anche più distante, probabilmente non avrebbe incrociato le truppe della Lega e quindi dalla battaglia non sarebbe successa o sarebbe andata in modo diverso, probabilmente anche in altri luoghi. Ha tentato di evitare Bustarsizio perché il Seprio, qualche anno prima, aveva dato fedeltà alla Lega e aveva giurato. Giuramenti un po' così sono sempre stati per l'impero, quindi per il Barbarossa, ma non avevano più voglia di ascoltare Barbarossa perché gli faceva pagare un sacco di tasse e era pesante seguire Barbarossa, anche se era sicuro tutto sommato. E quindi in fasi alterne anche Barbarossa diceva: mi fido del Seprio, sì, mi fido no. Devo fare le cose di corsa, ho altro a pensare, cerco di stare lontano da Bustarsizio e così ha fatto, perché da Olgiatolona a Buon Gesù, arrivare in via Ponsella che si trova in mezzo fra Borsano e Legnano, per andare verso Villa Cortese, stare appena appena sul confine Busto Garolfo, era la parte più bassa e avrebbe evitato di essere tradito forse da quelli del contagio del Seprio e quindi da quelli di Bustarsizio. Bustarsizio, i cittadini, e anche nella storia, parlo degli storici, quelli di quel tempo, non hanno mai nominato Bustarsizio. Bustarsizio in questa battaglia non c'è stato assolutamente per niente. Uno, perché Barbarossa ha tentato di evitarlo. Due, anche perché Bustarsizio, anche dopo la battaglia, Barbarossa è stato attento a fare due cose. Uno, o almeno il suo esercito. L'esercito, una volta battuto lì sul campo di battaglia, parte dell'esercito, quello che rimaneva, è andato verso Dairago, sempre per tentare di raggiungere il Ticino, inseguito poi da quelli della Lega e poi, vabbè, decimato, pochissimi sono arrivati a Pavia, mentre il Barbarossa se l'è cavata perché è tornato indietro con quei pochissimi comaschi rimasti, che hanno subito il peggio della battaglia, sono tornati verso Olgiate-Olona, poi si è dileguato verso il nord e per un giro di cui non si sa è tornato a Pavia. Ma di Bustarsizio si è tenuto lontano anche nel regredire, anche nel tornare indietro, anche nel fuggire dalla battaglia. Quindi la battaglia di Bustarsizio non esiste, non è mai esistita. Il tutto si è spinto verso Legnano. I feriti, i morti, la raccolta delle armi, dei soldi, insomma, nel ripulire il campo di battaglia nei giorni seguenti. Tutto si è svolto in Legnano e in centro, come pure anche i festeggiamenti, e da lì sono partiti i festeggiamenti per la vittoria, e da lì sono partiti tutti gli inviati verso le città di Brescia, Padova, tutti degli alleati della Lega, e lì sono partite le missive. Tutto si è svolto in Legnano anche dopo la battaglia. In Bustarsizio non è stato mai nominato da nessuno storico. Quindi la battaglia di Bustarsizio non esiste. Perché dico la battaglia di Bustarsizio? Siamo nel febbraio del 1944, un bustocco dice: la battaglia è di Bustarsizio, è successa a 20 km dal confine. Non esiste, non è mai esistito, è uno storico che ci ha provato.